voi che sensazione avete? Beh, è molto presto per fare delle valutazioni. A metà mattinata teniamo un summit in procura, sentiamo gli investigatori, valutiamo gli elementi che sono stati raccolti e decidiamo quali sono gli approfondimenti da fare. Per il momento sono, diciamo, elementi di sospetto, coincidenti, che vanno presi in considerazione, ma è presto per fare qualunque ipotesi. C'era stata questa operazione importante che avete fatto recentemente nei confronti della criminalità pugliese, 18 arresti. Potrebbe esserci un collegamento, secondo lei? È prematuro valutare questa cosa. Tenga presente che nel Salento la mafia salentina, che è la Sacra Colonna Unita, non ha mai fatto attentati di questo tipo. Sarebbe la prima volta in assoluto ed è un precedente da prendere in considerazione. E che tipo di esplosivo era, da quello che voi sapete? Sembra che si tratti di due bombole di gas, Quindi, però abbiamo ancora notizie frammentarie. quindi potrebbe anche trattarsi di un attentato non professionale al massimo livello. Potrebbe, esatto. È proprio questo. Non è tritolo, non è tritolo. È Ecco. proprio il tipo dell'esplosivo utilizzato che, insomma, ci induce a prendere in considerazione le possibilità. Ed è vero che era stato spostato questo cassonetto? Non lo so ancora. Abbiamo, ripeto, notizie frammentarie. A metà mattinata facciamo un summit e quindi avremo un quadro più esauriente della situazione. Procuratore, io la ringrazio tantissimo, buon lavoro, so che il momento è Grazie, difficile, buona giornata. grazie. Ecco.